Ciao a tutti, eccomi qui con i denti macchiati di rossetto e un nuovo tutorial veramente trendy, perché si tratta dell'eyeliner colorato che io ho cercato di fare in un modo diverso con i prodotti che avevo in casa. Quindi iniziamo come sempre con il fondotinta, questo è di V7 e adesso che sono un po' abbronzata, comunque un po' di colore in viso è perfetto, insomma il colore si adatta meglio a quello del mio incarnato e devo dire che sono anche abbastanza contenta della coprenza. Passo poi al correttore, questo è di Fontana Contarini, non è chiarissimo però mi piace abbastanza l'effetto, io sapete che sono abituata ad usarne anche di più chiari, però questo non mi dispiace, insomma va bene anche con il fondotinta che ho usato e come sempre lo applico con la Beauty Blender, anzi questa volta lo applico e lo sfumo con la Beauty Blender e poi fisso tutto con l'Extreme Matte di Pupa. E passo alla base occhi, che è sempre la solita di La Rosa, e io la applico con un pennello, sfumandola bene. Vado ora ad usare questa palette di Isadora, la numero 20, mi piacciono moltissimo questi ombretti, scelgo quello più chiaro e con un pennellone vado a fissare la base e sfumandolo su tutta la palpebra. Questo mi serve per poi sfumare meglio i colori sulla piega. Ora vado a scegliere il marrone più chiaro e appunto vado a definire la piega con un pennello da sfumatura morbido e vado poi a scegliere il marrone medio e vado ad enfatizzare un po' la via esterna. E ora il trucco, perché vado ad usare come base per l'eyeliner colorato una matita labbra. Questa è di Starluxe e si chiama Tipsy e vedete che è un bel corallo aranciato, molto strong, molto estivo. E appunto vado a fare la mia base di eyeliner, quindi cerco di fare una linea un po' più spessa. E vado a fissare il tutto con il pigmento Neo Orange di MAC, questo è un pigmento fluo. E devo dire che non sono super contenta della stesura, perché appunto essendo fluo fa un po' di zone più chiare, altre più scure, insomma non si stende perfettamente, però con un po' di accorgimenti, sfumandolo poi un pochino, si riesce ad ottenere un buon risultato, dai. Passo sopra la linea che ho fatto, la definisco bene, come vedete, con un pennellino angolato. E poi vado a fare una linea di eyeliner nero, questo è il mio solito di Kiko, un po' più fina, che vada a bordare le ciglia e riprenda quella che ho già fatto con la matita labbra e il pigmento. Dalla palette The Nudes di Maybelline vado a scegliere il color top o tortora, come volete chiamarlo, e lo porto vicino alle ciglia inferiori per dare un po' di sfumatura. E ora mascara, questa è la prima volta che lo vedete, di Teni Mage, me l'avevano dato al Cosmopro, fa questo scovolino particolare e sì, è molto nero, non è male come mascara, però appunto devo usarlo qualche altra volta per dirvi bene com'è.
Definisco le sopracciglia con il marrone matte più scuro, sempre della palette di Maybelline, e il mio solito pennellino angolato che conoscete bene, che io uso sempre solo per le sopracciglia. E come bronzer uso questo bronzer con pennello di Avon che io ho dall'anno scorso, l'ho usato qualche volta, ha un colore molto molto carino ed è un prodotto davvero veloce, insomma, da tenere in borsa, in valigia, eccetera, eccetera, perché avendo già il pennellino è molto molto comodo. Bisogna capire un po' il funzionamento, però devo dire che non è male, è una buona idea. E vado poi con questo blush di Essence che è un po' vecchiotto, è di un'edizione limitata dell'anno scorso, però è molto molto carino, anche questo aranciato, e lo applico con un pennello sempre di Essence che è il pennello che sto usando in questo periodo per il blush, mi trovo molto bene. Altro prodotto del Cosmoprof sulle labbra, la tinta di LA Splash Enchanted, questa fucsia qui, un colore bellissimo, però secondo me un po' impegnativa da portare perché si secca tantissimo e poi fa tutte le grinze sulle labbra, quindi bisogna trovare la giusta dose di prodotto da applicare. Non sono felicissima di questa tinta, forse sono l'unica al mondo, ma non lo so. Avevo altre aspettative, ecco. Ditemi voi se l'avete provata, come vi trovate, questo colore o altri. E voilà, il trucco è fatto, molto divertente, molto estivo. Potete usare qualsiasi colore, io ho voluto rimanere a contrasto. E come sempre vi ringrazio, vi saluto, vi aspetto su tutti i social. E vi abbraccio e buona estate. Ciao!